Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come. Come saprete con Barbara D'Urso i colpi di scena non finiscono proprio mai. Alla Pupa e il Secchion Show, il reality che appunto conduce la conduttrice campana, è arrivata una bellissima proposta di matrimonio. Barbara D'Urso. Secondo le ultime anticipazioni, nella finale della Pupa e Secchione Show, accadranno tantissimi colpi di scena. Addirittura, è arrivata una proposta di matrimonio davanti a milioni di telespettatori. La conduttrice è rimasta davvero di stucco, scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Barbara D'Urso e la proposta di matrimonio. Stando alle ultime anticipazioni rilasciate dalla velenosa su Facebook, nella finale della Pupa e il Secchione Show ne vedremo delle belle. Cosa accadrà nella puntata che andrà in onda il 3 maggio in prima serata su Italia 1? Le emozioni di certo non mancheranno. Per Barbara D'Urso sarà un appuntamento davvero molto movimentato a causa degli incredibili colpi di scena che si presenteranno nel corso della puntata. Uno dei momenti più imperdibili e magici sarà la proposta di matrimonio davanti a milioni di telespettatori, che farà commuovere tutti i presenti in studio, scopriamo di più. La Pupa e il Secchione Show, Barbara D'Urso. Matrimonio vicino? Barbara D'Urso emozionatissima. Nella finale della Pupa e il Secchione Show, vedremo una romanticissima proposta di matrimonio. Ma chi saranno i protagonisti di questo bellissimo momento? La bellissima Pupa Elena Morali e il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso. Nei giorni scorsi si vociferava di una presunta crisi tra i due, una notizia rilasciata da Dagospia e che è stata smentita dalle persone vicine alla coppia. Non sappiamo molto sulla finale del reality, ma milioni di telespettatori non vedono l'ora di scoprire la reazione della bellissima showgirl bergamasca. I due sono innamoratissimi e la notizia della loro rottura sembra davvero fantascienza. Luigi Mario ed Elena Morali sono più uniti di prima e sono pronti a compiere il grande passo per trascorrere tutta la vita insieme da marito e moglie. Anche se la coppia è convolata a nozze già nel 2020 a Zanzibar, pochi mesi dopo essersi fidanzati hanno rinnovato le loro promesse nel 2021 alle Maldive, ma a livello legale non sono ancora sposati. Siamo sicuri che i due ci regaleranno un momento magico ed indimenticabile che ci farà sognare ed emozionare. Dalle anticipazioni sappiamo anche che la conduttrice campana è rimasta senza parole. Per lei è sempre una grande gioia assistere alle proposte di matrimonio nei suoi salottini. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.